chissà che, nonostante la Roma abbia giocato solo mezz'ora sabato sera, perché questo purtroppo va detto, però se andiamo a vedere poi quelli che sono stati i singoli episodi, paradossalmente la Roma poteva, non dico vincerla la partita, però addirittura, cioè, la poteva comunque almeno pareggiare. Con gli episodi sì, però loro, devi dire che no, cioè, loro nell'area di rigore ci sono arrivati con le azioni che hanno costruito, tra le altre cose anche con schemi molto classici di Sarri. Penso per esempio a Insigne che fa percussione sulla fascia, e c'è Hamsik a rimorchio da dietro che arriva, lui gliela passa praticamente sul dischetto di rigore, e là non c'era nessuno dei nostri. E quell'azione, come dire, mi ha dato l'impressione, visto che è una cosa tipica del Napoli di Sarri, che non sia stata preparata in quel senso, che magari qualche giocatore non sia abbastanza pronto, voglio dire, perché comunque loro vicino alla porta ci sono arrivati, e anche più volte, e no, anche se poi è un fatto meramente, sì, ma anche se no, allora, grandi occasioni loro no, e siamo d'accordo, però ecco, io faccio sempre un distinguo tra il pericolo che arriva da un calcio piazzato e il pericolo che arriva da un'azione di gioco. In questo, cioè, noi i pericoli più grossi li abbiamo creati da calcio d'angolo, capito? Cioè, questi qua erano Dzeko di testa, poi il Reina ha fatto come sempre contro di noi una parata stratosferica, insomma, ottimi riflessi, eccetera. Però sicuramente, appunto, c'hanno una marcia in più, e io condivido quello che dici tu. Secondo me ce l'hanno rispetto a tutto il campionato attualmente, ad oggi. Ce l'hanno rispetto, no, ma io, a tutti. Io, scusami Matteo, io comunque vorrei anche fare una piccola nota polemica intorno al Napoli, nel senso che, per carità, non si discute la qualità della sua rosa, perché poi ripeto, la Roma comunque ha troppe defezioni, quindi è chiaro che, ribadisco, in questo momento il Napoli sia superiore alla Roma. Per me, organici al completo, la Roma qualcosina in più del Napoli ce l'ha. A parte questo, però, la nota polemica che io volevo sollevare è questa. Mi piacerebbe comunque che qualcuno mi spiegasse come sia possibile che il Napoli sia fisicamente a palla già ad agosto, a differenza di tutte le altre squadre, e pur avendo le coppie, eppur essendo Sarri uno che di fatto non fa turnover se non per uno o due giocatori massimo a partita, il Napoli ci arrivi fino alla fine della stagione. Perché siccome in passato, per una cosa molto simile, è stato sollevato uno scandalo e c'era di mezzo la Juventus, io non voglio fare l'avvocato del diavolo, però mi sembra che quando si tratta di mettere in mezzo la Juventus sia sempre molto facile, su altre squadre sospetti non ce ne sono mai. Vabbè, io una domanda sul Napoli me la faccio. Vabbè, io no, sinceramente, cioè non preferisco pensare, non c'è niente che mi faccia credere, voglio dire, che non sia stato il lavoro che hanno fatto sul campo a dargli questi fatto più risultati, preparazioni, voglio dire, senza fare tournée. Cioè, è una situazione molto diversa. Il Napoli, poi, voglio dire, non ha grandi scandali alle spalle come ha la Juventus, voglio dire, o altre squadre. Quindi non mi sento assolutamente di fare questa illazione, né di farmi venire questo dubbio. Rispetto all'organico, alla rosa, sinceramente, io penso che loro siano superiori, voglio dire. Cioè, io, cioè, vedendola da un'ottica molto lucida, la crescita di Koulibaly, di Isai, di Ghoulam, cioè Ghoulam non era così forte quando è arrivato, neanche Koulibaly e neanche Isai, e giocano invece veramente bene, ma giocano veramente bene. Cioè, Koulibaly ha fatto un partitone. Un partitone. No, sembrava Nesta dei tempi d'oro. Appunto. Ma io però, sai, Matteo, scusami, se tu vai a vedere, poi se analizziamo quello che hanno fatto i singoli, l'altra sera, per esempio, Allan ha completamente annullato Nainggolan, e Jorginho, rispetto a De Rossi, è sembrato Iniesta, quindi voglio dire. Sì, però Jorginho becca De Rossi in una serata, no, magari. Sicuramente. Hanno però, ci hanno annullato, e secondo me in alcuni, diciamo, ecco, contrasti a due, voglio dire, mettendo a paragone due giocatori delle due diverse squadre, loro vincono anche dal punto di vista della tattica, cioè, anzi, della tecnica. Cioè, hanno una squadra più forte. Bruno Perez
era il più scarso là in mezzo, e questo è indubbio. Juan Jesus, sì, esatto, ma Juan Jesus è molto più scarso di loro. Lo stesso Fazio non è stato all'altezza di Koulibaly. Cioè, bisogna pure dissele queste cose. E i loro tre attaccanti sono tre attaccanti che sono on fire. Cioè, ci stanno al 100%, al 1000 per 1000. Quindi voglio dire. No, ma io sono d'accordo. Aspetta, però perdonami, Matteo, su Fazio non è stata all'altezza di Koulibaly, perché Koulibaly ha fatto una partita da 8, ma non che Fazio non è che abbia fatto una partita da. No, assolutamente. No, 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 assolutamente no. No, aspetta, non ci siamo spiegati. Ti dico che mettendoli a paragoni, ok, chi sceglieresti nella tua squadra? Io sceglierei Koulibaly. Certo, qua. Certo, cioè, niente di più. Poi Fazio è forte, lo abbiamo già elogiato prima. Il mio rammarico, che altro, è dato dal fatto che comunque l'altra sera è vero che, cioè, purtroppo potevamo fare di più, anche considerato che comunque nel Napoli Hamsik secondo me non ha fatto chissà che partita, e soprattutto che Aieon ha fatto poco e nulla. E siamo riusciti in buona parte, secondo me, ad arginare questo attacco stratosferico del Napoli, perché poi non dimentichiamoci che prima della partita di sabato sera il Napoli aveva segnato in tutte le 7 partite precedenti di campionato almeno 3 gol a partita. E non voglio dire ovviamente che sia un successo avergliene fatto fare uno solo, perché comunque il dato di fatto è che la Roma ha perso, però mi voglio sforzare di guardare un pochino il bicchiere mezzo pieno, perché io penso, ripeto, che la Roma, delle sensazioni che ha la Roma adesso, secondo me non si può fare diversamente. La Roma, diciamo che è una squadra che va là per vincerla la partita, quindi che ti faccia fare un gol, cioè, sinceramente non vedo anche un lato particolarmente positivo. Poi Dzeko è stato annullato sempre dai difensori loro, e questo è vero, però prendo lo spunto e ti chiedo invece, questo Dzeko che nelle altre partite ha fatto molto molto bene, diciamo, questo Dzeko come lo vedi? Appunto, tanti dubbi c'erano se fosse stato in grado di fare una stagione come quella dell'anno scorso. Insomma, è partita abbastanza bene, direi. È partita abbastanza bene, poi può capitare una partita come sabato sera dove di fatto non ne azzecca una, o comunque va anche detto che non è stato praticamente quasi mai servito, però per adesso ha fatto 7 gol in campionato, ha fatto un gol in Champions, quindi i numeri sono comunque dalla sua parte. Non so se riuscirà a ripetere quello che ha fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso ha fatto 39 gol stagionali, che sono tantissimi. Io mi accontento che ne faccia anche una decina in meno, purché comunque siano gol funzionali che permettano alla Roma comunque di vincere tante partite e di ottenere dei risultati importanti. Però sicuramente, a parte la partita di sabato col Napoli, io mi sento di dire che Dzeko è partito comunque molto molto bene, e per adesso sta facendo molto bene. E invece, per quanto riguarda il ruolo di Nainggolan, te come lo giudichi, insomma? Non so se hai sentito anche le dichiarazioni di Francesco dopo la partita del Napoli, che ha detto che ho messo Nainggolan dietro Dzeko come volete voi, insomma, a me questo come volete voi, intesi come tifosi e giornalisti, insomma, mi lascia. Ma non è che abbia tutti i torti a dire una cosa del genere, perché gli sono state un po' rotte le scatole su questa storia di Nainggolan. Lui però l'aveva detto già, per esempio, nella conferenza di presentazione, quando aveva parlato proprio del belga, che comunque è un giocatore talmente universale che può fare tanti gol anche giocando da mezzala. Ma io sono d'accordo, cioè Nainggolan veramente può far bene, sia nella posizione in cui l'ha messo Spalletti l'anno scorso. Anche se io devo dire la verità, ragazzi, io in quel ruolo vedrei perfetto Florenzi, sia comunque giocando da mezzala, quindi io non mi creo il problema sul ruolo di Nainggolan, anche perché è uno che corre, e quindi volendo lo spazio per avanzare di qualche metro e la capacità poi di muoversi senza palla ed eventualmente inserirsi sulle sponde o di Dzeko, comunque sui passaggi da parte degli esterni d'attacco, comunque lui ce li ha queste caratteristiche, quindi diciamo che in un certo senso è indifferente se Nainggolan gioca in un ruolo piuttosto che in un altro. Per me va bene in entrambi i casi e riesce ad essere devastante in entrambi i casi. Sì, il giocatore, diciamo, è la punta di diamante, comunque, se vogliamo, no? Tra le punte di diamante di questa squadra.
Ti volevo fare una domanda anche sul duo Fazio Juan Jesus, o come sperimentato più inizio stagione Juan Jesus Manolas. Insomma, una difesa che ti convince, secondo te? Poi questo è un dubbio mio, ma Héctor Moreno è così più scarso di Juan Jesus in generale? Io sono sincero, ma io non reputo Juan Jesus scarso, quindi non posso darti una risposta soddisfacente. No, più che altro volevo capire se mi hai chiesto il duo di difesa che mi convince, qual è? Cioè, tu vuoi sapere se mi convince Fazio Juan Jesus o Manolas Juan Jesus? No, che cosa ne pensi? Cioè, se si trova un equilibrio, se secondo te, come dire, c'è un equilibrio, perché uno è più bravo con i piedi, quell'altro è più veloce. Cioè, questo ti volevo chiedere, diciamo, questo innesto di Juan Jesus, specie a inizio stagione, se lo reputi un innesto comunque che ha funzionato, o se è chiaro che sia una pezza da mettere là nei momenti in cui non c'hai dei giocatori, voglio dire. Diciamo che si possono unire queste due cose che hai detto, nel senso che è una pezza che si può usare, però è una pezza che per adesso ha funzionato, perché lo dicono, comunque i numeri dicono questo, perché la Roma nella maggior parte delle partite non ha preso gol. In campionato, se non sbaglio, anche se la Roma ha una partita in meno, però mi sembra che per adesso la Roma abbia la miglior difesa del campionato insieme a quella dell'Inter, quindi mi sembra che tutto sommato non sia difensivo il problema. Il problema semmai è che si sta segnando relativamente poco, cosa che con Di Francesco sinceramente io non mi aspettavo. Poi per quanto riguarda nello specifico la coppia difensiva, cioè per me, secondo me, anche se Fazio come difensore può essere certamente considerato più forte di Juan Jesus, però credo che con Manolas, almeno questa Roma di Francesco con la difesa a 4, si sia trovato meglio Juan Jesus che Fazio, perché Fazio almeno nelle prime apparizioni nella difesa a 4 non è particolarmente convinto. Juan Jesus, secondo me, si è trovato bene con Manolas. Poi adesso, per forza di cose, per un mese dovranno giocare Fazio e Juan Jesus, perché Manolas purtroppo starà fuori, quindi speriamo che sia una coppia difensiva che possa dare buoni frutti. Però per adesso mi sembra tutto sommato ci siano anche stati. Senti, invece ti faccio una domanda sulla partita di domani a Londra contro il Chelsea, allo Stamford Bridge. Un Chelsea sicuramente non al top, un Chelsea che ha perso la scorsa partita di campionato contro il Crystal Palace per 2-1, e insomma un Chelsea con qualche difficoltà in Premier League, quantomeno. Però ecco, sicuramente da un valore tecnico e anche in panchina molto molto forte ed elevato. Come può affrontare la Roma questa partita? Come deve affrontarla secondo te? Deve giocare senza paura, perché io credo che un fattore che ha influito in maniera pesantissima con Napoli, e penso sarete d'accordo con me, è il fatto che la Roma non ha giocato per un'ora perché ha giocato con paura. Paura poi di non si sa che cosa, perché anche se Napoli magari in questo momento sta meglio, la Roma aveva tutte le carte in regola per poter fare un'ottima partita e portare a casa un buon risultato. Quindi la Roma deve scendere in campo certamente con il dovuto rispetto, perché gioca in trasferta e gioca contro un avversario il cui valore tecnico, a prescindere da tutto, non si discute, però deve giocare convinta di potercela fare. Non dico di potercela fare a vincere, però di poterla almeno pareggiare. Del resto, stiamo restando che poi campionato e Champions League sono sempre due storie diverse, però almeno i risultati dicono che Chelsea ha perso in casa con il Bournemouth e con il Crystal Palace, che in questo momento è a 9 punti poi dal Manchester City, ha segnato solo 13 gol in 8 partite e di 8 partite ne ha perse già 3. Quindi, ferma restando la difficoltà della partita di domani, credo che comunque non si debba pensare che serva un'impresa impossibile. Cioè, è un'impresa difficile, però comunque fattibile. Cioè, la Roma può anche uscire da Londra con, non dico quei 3 punti, però con uno può uscire benissimo. D'accordo. Luca, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ti do appuntamento chiaramente a martedì prossimo, compatibilmente con la Champions League. Ora non ricordo quando giochi. Insomma, la prossima settimana. No, la prossima settimana c'è il turno infrasettimanale. C'è il turno infrasettimanale, quindi ora non ce l'ho sotto mano. Insomma, se giocherà di martedì, ci sentiremo mercoledì sicuramente. Va bene. La Roma giocherà mercoledì comunque. Perfetto. La Roma giocherà mercoledì sera. Allora, perfetto, ne parleremo martedì del pre partita, d'accordo?
Va benissimo, ragazzi, grazie a voi, buona stagione. E poi, perdonami, Matteo, ci terrei, visto che interverrà poco, a fare gli auguri e le congratulazioni a Cristiano per il traguardo importante che ha raggiunto ieri. Buona assolutamente serata e sempre Forza Roma. Sempre Forza Roma. Roma, ciao Luca. Ciao ragazzi. Ciao Luca, ciao. Ciao Luca, ciao ciao. E ringraziamo Luca Rossetti per essere stato con noi. E Ale, prima di andare a una pausa musicale per poi chiaramente metterci in contatto con